Nello specifico, oltre ai controlli anti-assembramento, inizieranno, anzi sono già iniziati dal 6 agosto, i controlli sul Green Pass. Annuncio così incidentalmente che già nella serata di ieri abbiamo proceduto a controllare alcuni locali nella città di Lucca e nella Versilia e nel centro storico abbiamo dovuto procedere a sanzionare due avventori che non avevano il Green Pass e il gestore. L'incremento significa che abbiamo messo sul territorio tutto il possibile, anche nel periodo estivo, nonostante la necessità di consentire anche al nostro personale che ha vissuto il lockdown al pari di altri, però lavorando e senza possibilità di riposarsi, di fruire delle ferie estive, comunque ciò non ha comportato una diminuzione sul controllo del territorio. Quindi un'attenzione a 360 gradi sia sui reati sia sugli atti di inciviltà e in particolare mi fa piacere ricordare l'emissione nei giorni scorsi di 6 DACUR, che sono divieti di avvicinamento, che quest'anno abbiamo ampliato non solo ai pressi dei locali dove sono avvenuti reati o forme di inciviltà, ma anche a tutta la passeggiata del comune di Viareggio e dell'Arenile nei confronti di ragazzi, quattro di questi minori e due appena maggiorenni, che si sono resi responsabili di risse. Il nostro piacere è, non avendo intenzione di militarizzare il territorio, che si possa lavorare tutti insieme, l'abbiamo fatto con le altre forze di polizia, con i sindaci che sono stati disponibili anche ad emettere dei provvedimenti opportuni, perché il nostro obiettivo non è la movida, che è considerata un'attività lecita e anche auspicabile per questi ragazzi che non vogliamo assolutamente criminalizzare, che hanno voglia di divertirsi, ma le derive negative della movida.